La moderna tecnologia cinematografica unita ai grandi protagonisti del cinema italiano. Partita doppia fantastica per l'Andromeda Cinemas di Brindisi, che lo scorso 26 novembre ha inaugurato le 3 nuove sale che hanno portato a 10 il numero complessivo per un totale di 1567 posti, diventando così una delle più grandi realtà del Sud Italia, è festeggiato l'inaugurazione offrendo al pubblico brindisino la proiezione del film Una famiglia mostruosa, con la partecipazione del regista Wolfgang De Biasi e degli attori Massimo Ghini e Cristiano Caccamo, presenti alla cerimonia inaugurale insieme al cavalier Fulvio Lucisano, titolare della struttura, del sindaco di Brindisi Riccardo Rossi, della presidente di Apulia Film Commission Simonetta Dello Monaco, che hanno assistito alla benedizione impartita dal parroco del quartiere Bolzano, Don Cosimo Posi, e applaudito al taglio del nastro. Il regista e gli attori hanno poi salutato il pubblico presente nelle sale per assistere alla proiezione del film. Cristiano! 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 Massimo Ghini, grazie di essere venuti a vederci. È bellissimo. Stavo dicendo a me. Mi sono portato anche le mie figlie che sono salentine. È un'emozione meravigliosa, veramente una sala strapiena, cose che non si vedevano da 2 anni, è veramente una grande emozione, come deve essere il cinema. Un film che richiama la fantasia, richiama il passato. Questo è un film che richiama sicuramente tutta la famiglia al cinema, è un film quattro quadranti, come si dice negli ambienti alti del cinema italiano, quindi è per bambini, ragazzi, uomini, donne e anziani. Insomma, è un film che può divertire tutti e che speriamo che richiami il futuro del cinema italiano. Ma La famiglia mostruosa è un titolo che io trovo intelligentissimo, l'ho sempre detto dalla prima intervista, proprio perché alla fine del film vi porrete tutti la domanda: ma qual è veramente la famiglia mostruosa tra quelle che si incontrano, diciamo, e si scontrano all'interno di questa storia? Per cui il titolo è provocatorio, ma è provocatorio per ridere e far riflettere insieme, e questa mi sembra una bellissima idea. L'ultimo film che ho fatto è uscito un giorno, il giorno dopo l'ho bloccato perché era partito il lockdown, quello di Brizzi che avevamo fatto, e ci ha lasciato addosso una ferita che non era solo la non riuscita del film, o perlomeno, come dire, il flop, ma avere paura di quello che ci stava aspettando, e che infatti è stato, almeno per me, di 2 film, questo e un altro, completamente saltati, e poi di tutta una realtà che non si sapeva bene dove andava a parare i colpi. Mi sembra peraltro, e vorrei dirlo, se no poi dopo ce l'agniamo e basta, e questo è stato un periodo invece contemporaneamente anche di grande produzione, perché in qualche maniera c'è stato un aiuto, il cinema e la televisione non si sono fermate rispetto al teatro, allo spettacolo dal vivo, e questo ci ha dato forza in qualche maniera, forza nel credere che il futuro possa essere migliore. E oggi stare qui in questa situazione, lo so che sembra retorico, ma veramente per noi è emozionante. Immaginatevi che giravamo i cinema e erano proprio chiusi, non è che non c'era nessuno, erano assolutamente chiusi. Ma io voglio dire una cosa sola: noi stiamo parlando di cinema, il fascino irresistibile di un film visto al cinema si spiega da 4 generazioni in tutta la sua magia. Basta, e questo, noi queste 3 sale nuove speriamo di portare ancora più gente al cinema, che vada a vederlo nel grande schermo. Il mestiere è lo stesso, poi il canale è diverso, non c'è una grossa differenza, quindi io sono felice di fare entrambi finché me lo fanno fare, poi quando non me lo faranno più fare aprirò una pizzeria, dico sempre. Io dico, non mi sento nemmeno più giovane, però poi mi odiano quando invece dico 32 anni, medio giovane, però sì, infatti sono felice di vederli, mo li vedo da qua e speriamo piaccia, piacerà. Una nuova sfida per Lucisano Media Group,
proprietario e gestore dell'Andromeda Cinemas di Brindisi, che negli ultimi 2 anni si è aggiudicata il biglietto d'oro, premio annuale dell'ANEC, Associazione Nazionale Esercenti Cinematografiche, assegnato alla sala italiana che ha conseguito il maggior numero di spettatori durante la stagione cinematografica. Le nuove sale sono state realizzate nell'ambito del progetto cofinanziato dalla Regione Puglia attraverso il POR FESR 2014-2020, asse prioritario 3, azione 3.4, interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo, soddisfazione nelle parole del cavalier Fulvio Lucisano nel messaggio al pubblico brindisino. Il noto produttore, con i suoi 93 anni, di cui la maggior parte trascorsi nell'Olimpo del cinema italiano, non ha voluto mancare a questa grande festa dedicata alla città di Brindisi, che ama personalmente. Il cavalier Fulvio Lucisano. Ringraziare il sindaco perché ci ha dato sempre, ci è venuto incontro a tutte le nostre esigenze. Purtroppo nel realizzare questa sala abbiamo avuto la pandemia da una parte e una bomba che è durata 45 giorni di chiusura. Però devo ringraziare anche Simonetta Del Monaco perché il presidente della regione, se non c'era la regione Puglia, noi questo cinema non l'avremmo potuto realizzare. E con il contributo della regione cerchiamo di andare avanti e di fare un grande spettacolo. La Puglia è un paese interessantissimo e credo che noi dobbiamo occuparci molto di girarli in Puglia e di fare cinema in Puglia. Il primo cittadino di Brindisi ha consegnato inoltre al cavaliere un riconoscimento da parte del capoluogo adriatico. Volevamo mangiarla con un piccolo targa ricordo. Fulvio Lucisano, il ringraziamento della città di Brindisi per il grande contributo nel mondo del cinema e l'impegno profuso nel nostro territorio con costante passione. La volevo.